l'ultima proposizione che ho appena cancellato, in realtà però ci dà un'opportunità. Cioè, supponiamo di avere un bel cerchio, cliente in scon zero e tiraggio zero. Abbiamo C con 0 che per brevità chiamiamo CR. Chi è la frontiera di CR? Chi è la frontiera di CR? La frontiera del cerchio sarà la circonferenza di centri con 0. Ora, supponiamo, qua siamo in R2, supponiamo che questo sia contenuto in A e io abbia una funzione f da un valore in R. Allora, cosa si intende se io scrivo integrale su dcr di f inverse? È una curva questa? No, questo qui è un sottoinsieme unidimensionale di R2. Tutt'al più cosa può essere rispetto alla curva? Se io prendo questa circonferenza, può essere una curva? No, una curva è una funzione, da. Quello che può essere? Il sostegno di una curva. Allora, quando io scrivo così, cosa si intende? Che si intende? Secondo voi? Intende? Potrei dire l'integrale lungo una curva che ha questo segno là. Però abbiamo visto che se due curve hanno lo stesso segno, non sono necessariamente equivalenti, quindi quando ci vado a fare l'integrale sopra, l'integrale può cambiare, a meno che che cosa? Che diceva la proposizione? A meno che le curve non siano regolari e semplici. Allora, quando io specifico solo il sostegno, che cosa si intende? Che ti devi prendere una curva regolare, semplice con questo sostegno. È chiaro? Allora, perché se le curve che io prendo sono tutte equivalenti, quando ci andrò a fare l'integrale sopra, il risultato sarà sempre lo stesso e quindi non è necessario specificare la curva, basta specificare solo il sopra. Quindi quando si parla di sostegno si intende quel percorso lì parametrizzato e percorso una sola volta, quindi curva regolare semplice. Bene, allora uno potrebbe dire, però me l'hai appena detto che se io mi prendiamo questa curva qua, se io mi giro la circonferenza partendo da qua, o mi giro la circonferenza partendo da qua, le due curve non sono equivalenti. È vero, però in tutti e due i casi avrò una curva che mi percorre questo pezzo qua e un'altra che mi percorre questo, cioè la curva la posso spezzare in due pezzi. Una che percorre questo pezzo
e l'altro è il percorso di esperienza. All'inizio, diciamo, la prima curva, questo pezzo lo percorre all'inizio, poi percorre il secondo. La seconda curva invece percorre prima questo qua e poi l'altro, fa il contrario. Allora, se le spezzo in due curve, quelle due curve, la psi che percorre questo pezzo e la fi che percorre questo pezzo saranno equivalenti. La fi che percorre questo pezzo e la psi che percorre questo pezzo saranno pure equivalenti. Quindi gli integrali, le curve non, complessivamente non sono equivalenti, ma gli integrali si spezzano in due integrali qua e due integrali là. Un integrale di questo uguale all'integrale di quello e l'altro integrale di questo uguale all'integrale di quello. Cioè, quella che abbiamo detto che era una preoccupazione, che effettivamente quelle curve non sono equivalenti, però quando ci vado a fare l'integrale sopra, se le curve sono regolari, semplici, hanno lo stesso sostegno, non mi importa se sono equivalenti o non sono equivalenti, ma in realtà l'integrale viene sempre lo stesso, sia che le curve siano aperte, sia che le curve siano chiuse. Per capirci, la lunghezza di questa, se io la giro partendo da qua o la giro partendo da qua, cambia? No. Chiaro che non cambia. Anche se le curve non sono equivalenti. Quindi, e lo stesso accade però di integrare una funzione f lungo questo sostegno. Quindi, si intende l'integrale lungo una qualunque curva regolare e semplice con sostegno. Questo vale per qualunque sostegno voi vogliate specificare. Quando vi dico integrate sulla frontiera di un triangolo, dovete integrare lungo i tre lati. Vi dovete parametrizzare i tre lati con tre segmenti. Ovviamente il risultato non cambia. Non cambia rispetto a che una qualunque, la curva la scegliete voi, per parametrizzare, basta che sia regolare e semplice. Un'altra questione, serve proprio che la curva sia regolare? Noi regolare lo vogliamo per evitare dei problemi legati al fatto che non c'è il diffeomorfismo. Però è un poco troppo, cioè, mi spiego. Supponiamo che io venga da Cassina a Formia. Abbiamo detto che se mi dimentico i compiti a casa arrivo a Penito, devo tornare a casa a prenderli, eccetera, allora lungo. Perché effettivamente c'è una parte del sostegno che l'ho percorsa tre volte, quella da Formia a Penito. Se viceversa io per strada mi fermo a un negozio a comprare una cosa, per esempio mi fermo in farmacia a comprare un aspirina, la lunghezza che percorro andando da Formia a Cassino è cambiata? No, perché semplicemente mi sono fermato e poi sono ripartito. Quindi regolare è un po' troppo, anche perché supponiamo che qua invece di un cerchio abbiamo un triangolo. Lo potete percorrere questo skill. Allora, chi è la frontiera del triangolo? I tre lati. Vedete i tre lati. Allora, abbiamo appena detto, la volta scorsa, quella frontiera la posso percorrere con una curva di classe C1? Sì. Regolare? No, perché c'è il punto angoloso. E allora qua, come me la cavo? Regolare? A tratti. Cioè a me non interessa che sia regolare complessivamente, basta che questo si possa, diciamo,
descrivere come l'unione di un numero finito di sostegni, un numero finito di componenti, tale che ognuno è sostegno di una curva regolare. Allora, qua, questa è l'unione di tre segmenti. Ovviamente, ogni componente, le due componenti successive si devono intersecare solo in un punto. Il punto finale del primo sostegno, qua inizia il secondo sostegno. Come in questo caso, no? Voi per esempio partite da qua, o avete i punti A, B, C, o avete il segmento A, B, il segmento B, C, il segmento C. Ve li parametrizzate in maniera indipendente tutti e tre. Ovviamente, se volete una curva complessiva, dovete fare in modo che, allora, che la richiamiamo come legge oraria, no? Allora, A piccolo, B piccolo. Allora, qua c'hai, parti, per esempio, ci metti da 0 a 3. Allora, parti a 0 e arrivi a 1 qua. Poi, se vuoi andare da A a B, devi fare in modo che parti da 1, a parti da 1 e arrivi, per esempio, a 2. No, allora 2 a B in B, e così via. Cioè, in ogni punto devi ripartire nello stesso istante in cui ci sei arrivato. Se vuoi una curva complessivamente, ma siccome il sostegno, cioè il risultato dell'integrale non cambia, questo non è importante. Cioè voi potete fargli 3, allora facciamo un esempio. Supponiamo che io voglia calcolare la lunghezza di questo perimetro del triangolo. Allora io vado da A, parto da A alle 10 di mattina, arrivo in B alle 11, poi mi fermo, faccio colazione e riparto a mezzogiorno e mezzo. Poi da B arrivo in C alle 17, poi mi fermo, vado in un negozio, perdo tempo e riparto alle 19, poi arrivo alle 20 anno. La lunghezza che andrò a calcolare è cambiata in qualche modo? No. Allora che cosa succede? Quando parlo di regolare a tratti si intende una curva che da 0, da 1 fa il primo tratto, da 1 da 2 fa il secondo tratto, da 2 da 3 fa il terzo tratto e così via. Ma quando, nella realtà potete prendere A1, B1, primo tratto, A2, B2, il secondo tratto, A3, B3, il terzo tratto, dove questi intervalli di tempo possono essere, ve li potete scegliere come vi pare, traslati, diciamo, non è necessario che li sta, diciamo, che dobbiate partire da qua nello stesso istante in cui siete arrivati. Le parametrizzazioni che potete scegliere indipendenti per ogni tratto, basta che ogni tratto lo percorriate una volta sola. In quel caso l'integrale che andate a calcolare sarà sempre lo stesso. È chiaro? Quindi la definizione è questa, si intende l'integrale lungo una qualunque curva regolare a tratti è semplice che abbia. Nella pratica invece si intende l'integrale lungo una qualunque curva, diciamo, la somma degli integrali di curve regolari e semplici di ogni tratto. La differenza è piccola però, nella pratica nessuno si mette a fare veramente la curva regolare a tratti che fa tutti i sostegni. Si fa una curva regolare semplice per ogni tratto, poi fa gli integrali e poi fa la somma degli integrali. È chiara la differenza? Okay. Adesso faremo subito un esempio. Allora, prendiamo insieme la bandiera. Questo insieme lo chiamiamo T. Allora, T io lo scrivo come l'insieme delle XY, siamo in R2, tali che X è compreso tra A e B e Y è compreso tra alfa di A e alfa
scusate, tra alfa di x e beta di x. Quindi qua abbiamo x beta di x abbiamo x alfa x. Allora, supponiamo di voler fare l'integrale lungo la frontiera dt di una certa funzione g di x y di x y, lo scrivo g di x perché qua siccome le variabili sono due le chiamo x y. Se stavo in Fn il vettore delle variabili lo chiamavo x, x1, x2, xn, qua le variabili sono solo due. Allora chi è questo? Sono due funzioni di classe C1 uguale a B. Allora, andiamo a vedere di trovare una parametrizzazione di ogni tratto. Questo punto chi è? Questo punto è B alfa di B, questo punto è B beta di B, questo punto è A alfa di A, quest'altro è A beta di A. Come prima, se io scrivo questa frontiera di T, questa frontiera di T, secondo voi da quanti tratti è fatta? Da quante componenti fa? 4. Quelle che si parametrizzano in maniera naturale sono 4. Allora, quali sono le 4 parametrizzazioni naturali? Una prima parametrizzazione naturale qual è? Beh, se io voglio parametrizzare questo sotto, non è difficile da fare. Chi è la parametrizzazione? X lo chiamo T, x lo prendo uguale a t, e l'altra componente chi sarà? Se questo è t, alfa di t, sarà alfa di t. E t, allora, quindi phi, chi è del phi? Uno alfa prima di t, la curva è regolare? È regolare, sì, perché chi è la norma di definiti? La radice quadrata di 1 più alfa prima di t al quadrato, che è maggiore o uguale di 1, che è maggiore di 0. E t dove varia? T dove varia? Tra i t. Oh, ci siamo? Questo tratto si parametrizza in maniera naturale così. I grafici si parametrizzano, metti x uguale a t e l'altra ce l'hai già scritta perché è la funzione. Ok. Andiamo a parametrizzare il tratto di sopra. Come lo parametrizzereste voi? Chi è del phi in questo caso? 1
Beh, dal primo di T. Chi è norma di su di T? E T vale sempre 3. Allora, qualcuno adesso potrebbe sicuramente cominciare a protestare. Dice, ehi, no, fermo tutto. Hai parametrizzato i due tratti dove T varia nello stesso intervallo. Io mica posso percorrere di sopra e di sotto nello stesso tempo. Sì. Cioè, nel senso, se devo descrivere una legge oraria, no, perché ovviamente se sto di sotto nello stesso istante non posso stare di sopra. Ma se ci devo fare solo l'integrale di una funzione sopra, abbiamo detto che qualunque sia la parametrizzazione regolare e semplice di questo tratto, l'integrale non cambia. Sto tratto con questa parametrizzazione, la parametrizzazione è regolare? Sì. È semplice? Viene percorso una volta sola? Sì. No? Perché viene percorso... E in che verso viene percorso? Da qui verso qui. Questo si chiama verso antiorario, perché vedete, alla fine se guardo la frontiera sto percorrendo in verso contrario al raggetto. Ok. Qui, se io voglio sfalsare l'intervallo, e qua ci metto AB era 0,5, qua ci posso mettere T-5, così io devo partire da, invece di partire da A, devo partire da A più C. Ma in realtà è acqua che non toglie sete, in realtà questa traslazione non la devo fare, anche perché andiamo a vedere il pezzo di sopra. Il pezzo di sopra dove lo sto per, come lo sto percorrendo? Anche questo lo sto percorrendo da sinistra verso destra. Però stavolta questo è inverso antiorario. Viceversa questo è inverso orario. Quindi c'è un altro mismatch. Cioè, non li posso attaccare questi due con una traslazione in maniera tale da farla diventare una curva regolare a tratti. Perché mettiamo, allora, per attaccarli io devo andare prima questo pezzo, poi quando arrivo qua devo percorrere questo pezzo, poi quando arrivo qua devo percorrere questo pezzo, ma allora questo pezzo lo devo percorrere al contrario. Quindi dovrei fare qua un ulteriore difeomorfismo, cioè scambiare tipo T con 1 meno T, qualcosa del genere, in maniera tale da percorrere l'altro. Mi interessa qualche cosa? Non ci penso proprio, perché abbiamo detto che quando vado a farci l'integrale sopra, l'integrale lungo un sostegno si intende come la somma degli integrali di parametrizzazione regolari e semplici scelte indipendenti per ciascun componente del sostegno. Allora, questa è una parametrizzazione regolare e semplice di questo pezzo del sostegno qua? Sì. Questa è una parametrizzazione regolare e semplice di quest'altro pezzo? Sì. Va bene così. Quindi queste due parametrizzazioni me le tengo così. Tanto l'integrale non cambia tra. È inutile andare a fare operazioni che vanno a complicare cose semplici se poi tanto il risultato alla fine non cambia. Dice, ma questo viene percorso uno in un verso e l'altro nell'altro verso. Cambia l'integrale di prima specie quando cambiamo il verso di percorrenza, poi definiremo che cos'è il verso di percorrenza. No, non cambia. E allora che mi interessa se viene percorso in verso orario o verso antiorario? Perfettamente niente. Oh, però abbiamo parametrizzato questi due pezzi, questi qua. Questo pezzo qua. Chi è costante? Chi è costante? B è costante, cioè la prima coordinata. Allora, come, quale sarà la parametrizzazione? La prima coordinata? B. E la seconda? Delta meno A.
La seconda varia, la abbiamo qui. Di da loro devo far variare. Allora, innanzitutto chi è del fi? 0,1. È regolare? La norma vale 1. È un verso 1. E chi è? E chi varia tra dove e tu? Alfa di T. Ah, tra alfa di T e beta di T. E l'ultima? Tra A e T, cioè A e T. A T. Defi qui e qua fa 0,1 e T vai tra alfa di A e beta. Allora siamo in grado di scrivere questo benedetto integrale qua? Qua ci devo mettere G calcolato di A fa di T. Poi ci devo mettere la norma di F di T, che è questa. Qua la stessa cosa, però con beta di T. Qua ci devo mettere G di BT, la norma vale 1, quindi non c'è. Però T varia tra alfa di B e beta di B, qua la stessa cosa, però l'integrale varia tra alfa di A e beta di B. Questi due integrali li posso mettere insieme perché T varia tra A e B in tutti e due i casi. Questi due integrali non li posso mettere insieme perché... Ok? Quindi questo è... Abbiamo fatto un esercizio. Adesso andiamo prima della pausa, poi le dimostriamo parzialmente dopo la pausa.
Allora, vi ricordo che quando io ho una curva a phi, ho un versore tau, tangente, e poi ho due versori normali. Tau è definito in maniera, se la curva è regolare, è definita in maniera univoca, è f di t fratto la norma di t. N1 e N2, qua siamo in R2, però sono definite dal fatto che N scalare tau, tensore normale, scalare tensore tangente deve fare 0. Cioè, una volta che voi avete questo tensore qua, la direzione ortogonale è quella normale. Poi, come verso ci sono due versi, uno è questo e quello è qua, c'è quello opposto. Vediamo, N e meno N. Uno è N e l'altro è meno N. Uno dei due. Oh, come facciamo a stabilire qual è quello che ci interessa? Quando saremo su un insieme a bandiera, quello che ci interessa è quello che punta verso l'esterno dell'insieme, si chiama normale esterno. Attenzione che la normale esterna qua punta verso l'alto, ma se la vado a fare qua punta verso il basso, perché se no punta verso l'interno. Però si chiama, stiamo parlando di versori, cioè devono avere lunghezza unitaria, cioè il versore rispetto al versore tangente è semplicemente ruotato di 90 gradi, perché deve avere la stessa lunghezza, cioè la lunghezza di tau deve essere uguale alla lunghezza di mi, e deve fare quindi. Ok? Allora, adesso andiamo a disegnare il nostro insieme a bandiera. T non lo sto a riscrivere perché è la stessa descrizione di sopra, x compreso tra b e y compreso tra alfa di x e beta di x. Allora, T è contenuto dentro A. E la mezzo di apertura. Poi ci avete una funzione f definita su A al valore di R. F però questa volta non basta che sia di classe C0, f deve essere di classe C1 su A. Qual è il motivo? Io voglio andare a fare questa integrale qua, voglio andare a fare l'integrale su t della derivata parziale di f rispetto a x xy, no? Integrale doppio di x per x, oppure voglio andare a fare l'integrale su t per f dy questi sono due integrali doppi, semplicemente però sono gli integrali doppi di due derivate parziali, quella era C1, le derivate parziali sono C0. Si possono integrare su un insieme a bandiera, certamente la funzione continua integrale secondo lui, t insieme a bandiera è compatto. Quelle che sto per scrivere si chiamano
formula di Gauss, Green, Ostrogradsky. Allora, dovete la normale esterna ha due componenti, allora tau ha due componenti, tau 1 e tau 2, ni pure ha due componenti, ni 1 e ni 2, oppure ni x e ni y, cioè la ni 1 e ni 2 sono le componenti lungo l'asse x e lungo l'asse y. Ho fatto bene a togliere prima quell'1 e 2 perché non c'entrava niente, se no poi dopo c'è la confusione con questo. Chiaro? 1 e 2 sta per le componenti, prima componente e seconda componente. Allora, la prima formula di Gauss-Green dice che qua io devo fare l'integrale di f sulla frontiera di t per mi 1 in s. Qua mi dice semplicemente che io devo fare l'integrale sulla frontiera di t di f per di 2 in s. Oh, perché di fondamentale importanza questa formula? Perché collega un integrale doppio a un integrale doppio di prima specie. Cioè dici, se tu vuoi fare l'integrale doppio ma la tua funzione è una derivata rispetto a x, tu invece di farti l'integrale su tutto t ti fai l'integrale sulla frontiera, ci togli la derivata, però non devi integrare proprio f, devi integrare f per il versore della normale stessa componente x, perché la derivata era rispetto a x. In questo caso devi integrare f per il versore della normale esterna componente y, perché la derivata è rispetto a y. Allora, questa è una funzione scalare, questa è una funzione scalare, questa è una funzione scalare perché è una componente, quindi sono tutti integrali che si possono fare. Ok? Quindi questo è quanto dicono le due formule di Gauss-Green. Ok? Ok. Quindi l'integrale di f di x su t doppio su t è uguale all'integrale curvilinea su dt di f di un interesse. Integrale di f di y su t doppio è uguale integrale su dt di f di 2 di s. Ok? Ok. Adesso, prima di fermarci, faccio un attimo il riassunto della situazione. Anzi, prima dico un'altra cosa. Supponiamo di avere un campo vettoriale phi. Un campo vettoriale cos'è? Una funzione da R2 in R2 in questo caso, se stiamo su R2. Poi l'avete fatto anche in R3 o in Rn. Però supponiamo che questo campo vettoriale abbia due componenti, F1 e F2. Ok? E sia di classe C1 su A. Ok? Allora io queste stesse formule le posso applicare alla funzione f1 questa e alla funzione f2 questa.
dimenticatevi del campo. La prima formula la voglio applicare alla prima componente del campo, la seconda formula la voglio applicare alla seconda componente del campo. Poi faccio la somma. Chi è la somma? Questa è la derivata della prima componente di φ rispetto a x più la derivata della seconda componente di φ rispetto a y. Come si chiama? Gradiente. No, quale gradiente? Cazzottone in testa. Viver? Il gradiente vi fa diventare una funzione scalare un vettore. Una funzione vettoriale. La divergenza vi fa diventare una funzione a valore vettoriale uno scalare. Che è questa. Quindi questa è la divergenza di φ calcolata in x di x di x. Quando invece faccio la somma di qua, che cosa ottengo? F1 ogni 1 più F2 ogni 2 che cos'è? Non è proprio il prodotto scalare di φ scalare in n in S. Come si chiama questo? Il prodotto scalare di un vettore con la normale lungo la frontiera si chiama flusso. Quindi qua c'è scritto che l'integrale della divergenza su t è uguale all'integrale del flusso di φ sulla frontiera di t. Oh, poi ovviamente questo risultato in elettrotecnica probabilmente l'avete citato su R3, quindi integrale del flusso sul volume uguale all'integrale della divergenza sul volume uguale all'integrale del flusso sulla superficie. Però questo vale in tutte le dimensioni, quindi vale anche nelle due. Quindi le formule di Gauss-Green sono praticamente equivalenti al teorema della divergenza in R2. Ovviamente il teorema della divergenza in R3 si potrebbe altresì dimostrare utilizzando le formule di Gauss-Green e poi facendo affettando gli integrali tridimensionali in un modo formalmente complicato alla fine del R2. Ok? Una volta che uno l'ha dimostrato in R2, in Rn nessuno si. Cioè, se andate a vedere i libri nessuno si mette a farlo per stesso. Però vale in realtà in ogni inizio. Quindi dimostrare le formule di Gauss-Green è molto parente al fatto di aver dimostrato il teorema della divergenza, in realtà è la stessa cosa. Chiaro? Praticamente le formule di Gauss-Green sono equivalgono al teorema della divergenza in R2. Ma poi la stessa, il teorema della divergenza vale anche in R3, in R4, in R5. Qual è il problema per noi? Il problema è che per farlo in R3 dobbiamo andare prima a dire che cos'è una superficie e un integrale superficiale. Perché la frontiera di un insieme che ha un volume è una superficie. E non è una è una cosa bidimensionale. Poi lo faremo, lo accenneremo pure, però sarà un cenno. Non è che diciamo in questo esame possiamo fare tutto, ok? Quindi queste sono le formule di Gauss-Green. Adesso che cosa ci sta da fare? Ci sta da dimostrare, ok? Oh, poi però una volta dimostrate a un'altra cosa che faremo sarà cominciare a perdere tempo tra oggi e domani sull'integrale curvilineo di seconda specie, cioè l'integrale curvilineo delle forme differenziali. Perché? Che saranno degli integrali che alla fine potrebbero dare risultati analoghi a quelli di prima specie. In certi casi vengono gli stessi risultati. Però si scrivono formalmente in maniera diversa. Vedremo che anche lì, quando le curve saranno equivalenti, gli integrali non cambiano, ma lì potrebbe cambiare il segno. Quindi sarà un formalismo diverso, saranno definizioni diverse,
e saranno applicazioni diverse. Perché? Perché questi sono gli integrali che calcolano la lunghezza o una funzione, diciamo, lungo una curva, quelli sono gli integrali di una forma lavoro lungo una curva. Quella che noi chiamiamo invece forma differenziale, in, diciamo, quando c'avete in fisica c'avete un campo che vi dà, che può essere, poi sapete che se il campo è conservativo, per esempio vi faccio un integrale lungo una curva chiusa, viene zero. Anche lì noi avremo, se è una forma differenziale esatta, l'integrale lungo una curva chiusa sarà zero. Ok? Però, e le stesse formule di Gauss-Green avranno una versione che riguarda anche le forme differenziali. Quella versione è di una certa importanza perché per familiarizzare con una certa notazione, perché qua in qualche modo è facile, questo è un integrale doppio e c'è la derivata, qua non c'è più la derivata, però siccome la derivata qua è rispetto a x, si mette la prima componente della norma esterna. Quindi, però qualche cosa ti devi ricordare, che da una parte c'è la derivata, dall'altra no, e dove c'è la derivata rispetto a x ci andrà la componente rispetto a x della normale esterna, e ci va la normale esterna, non un'altra cosa. Nell'altra versione, che riguarderà le forme differenziali, la, diciamo, questa formula qui si scriverà in maniera ancora più intuitiva. Si scriverà integrale dt più di f, togliamo 1, quindi diventiamo f in dx. È esattamente come se fosse una semplificazione. Questo si semplifica con questo. D passa qua. I dx rimane. Perché più? Perché abbiamo semplificato due che stanno vicino. Invece in quest'altro caso, cioè qua ci metto f, vediamo anche uno e due più qua cambia. Sarà integrale dt meno di f in dx. Perché? Perché stavolta abbiamo semplificato questi che stanno lontano, per poter semplificare devo fare uno scambio. Se vi ricordate, in alto uno scambio cambia il segno. E vabbè, queste sono tutte cose formali, ovviamente tutto dipende da come viene definito l'integrale, che cosa significa più e meno significherà un certo verso di percorrenza, perché a seconda di verso di percorrenza l'integrale cambia di segno. Però una volta date tutte le definizioni giuste, le formule di Gauss-Green avranno anche questa seconda versione. Questa seconda versione è ancora più importante perché a posteriori è molto più facile, da qua non la puoi sbagliare in nessun modo, perché è una specie di semplificazione. Devi però sapere che cosa significa quello che stai scrivendo. Se non sai le definizioni, non ne esci. Chiaro? Però, come vedete, la notazione, la gente non è che ci dà pazza, insomma, l'ha fatta apposta perché ci fosse una coerenza di fondo che poi aiutasse a esprimere i vari integrali, perché altrimenti se no uno non capisce che cosa deve andare a scrivere. Chiaro? Adesso ci fermiamo 10 minuti.